Cari amici, è padre Elia che vi parla dal Tempio della Regina dei Gigli in San Giorgio a Cremano, Napoli. Nella spiritualità di Madre Liliana del Paradiso, fondatrice della Compagnia della Regina dei Gigli al servizio della Chiesa, il culto eucaristico occupa il primo posto. Ne fa fede l'abbondante letteratura, soprattutto ore di adorazione, da lei scritta nel corso della sua vita e dedicata al Santissimo Sacramento dell'altare. In questo breve video vorrei richiamare l'attenzione su di una in particolare, scritta nel 1987 e pubblicata provvidenzialmente in questi giorni, proprio perché sembra rivolgersi agli uomini e alle donne di questo tempo, un tempo più che mai bisognoso della misericordia di Dio. In quest'ora di adorazione, con te, il misericordioso, nel dono di una vita aperta all'umanità, questo è il titolo dell'adorazione, tutte le sofferenze che l'umanità di oggi patisce sembrano trovare una misteriosa eco nel cuore di Madre Liliana, che si offre a Dio per essere come Gesù, buon samaritano, amore che sa fermarsi, luce per i ciechi, misericordia per tutti, amici e nemici, e forza di vita generata dalla risurrezione di Cristo per coloro che giacciono ai margini della vita, nelle periferie geografiche ed esistenziali del mondo, feriti nel corpo e nello spirito. Come giustamente afferma l'Arcivescovo di Napoli, Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe, nella presentazione del libricino, chi adora Cristo nella Santa Eucaristia non chiude mai gli occhi sul mondo, ma lo guarda con gli occhi del suo Creatore per capire i suoi disegni e farsi suoi collaboratori nella realizzazione del suo regno. È così, cari amici, Madre Liliana, nella profondità della sua fede, vede il mondo con gli occhi di Dio e si rende conto del bisogno estremo che ha della sua misericordia e offre quello che di più prezioso ha, la sua vita, perché questa misericordia divina, come un oceano, vinca tutti i fiumi in piena del male, come ci ha ricordato Papa Francesco in questi giorni, e raggiunga il cuore di questa umanità del terzo millennio. Ancora buon anno e Dio vi benedica sempre.